Il suo soprannome è il Legionario, da qui il nome della federazione che ha fondato la Legionarius League. È l'unico italiano che combatte nella più importante lega del mondo di MMA, le arti marziali miste, quella americana, l'Ultimate Fighting Championship. Alessio Sacara ad Arezzo per un allenamento speciale insieme ai ragazzi dello Spartan Club per mettere in pratica le tecniche di preparazione americane. È considerato uno dei migliori atleti della sua categoria ed è un combattente molto amato oltreoceano, tanto che l'anno scorso gli è stato dedicato un personaggio nella serie TV d'animazione South Park. Sì, perché qui ad Arezzo ci abbiamo tramite lo Spartan, dove c'è il mio amico Marco, abbiamo fatto una fondazione con la Legio Steam, quindi c'è dei ragazzi che molti combattono e ogni volta, tipo una volta al mese, vengo qui e faccio un allenamento in metodo americano, quindi veramente intenso. I ragazzi vedo che rispondono sempre bene. Ecco, perché parliamo di arti marziali miste, tu sei l'unico italiano che partecipa al campionato più importante del mondo, che è quello americano. Sì, sono l'unico italiano da 8 anni e adesso vengo dall'ultimo incontro che ho fatto a novembre e sto recuperando un infortunio che ho avuto ai reni, un problema che ho avuto ai reni, quindi penso che per luglio c'è il prossimo incontro, quindi verso maggio ritornerò a Miami. Ecco, uno sport per maschi ma anche per donne? No, anche per donne, in America soprattutto ci sono molte donne che combattono e non devi essere assolutamente una donna tipo maschile, anche perché la maggior parte delle donne, anzi le due campionesse, Gina Carrano e Rondey, sono due modelle anche. Quali sono le caratteristiche di questo sport? Per chi non lo conosce, insomma? Tanta dedizione e tanto sacrificio, perché è uno sport complicato che devi fare più discipline di arti marziali, quindi comprendono 5 discipline di base, lotta libera, greco-romana, box, muay thai e lotta a terra. Tu come hai iniziato? Con la box e poi mi sono trasferito in Brasile per 5 anni, imparando la lotta a terra. Adesso sono 3 anni che sto a Miami. Questo legame con Arezzo continua? Sì, continuerà, come no, tantissimo. Andiamo avanti per tirare fuori altri legionari. Quando il legionario ha finito su South Park, sì. Specifico, come ti è sembrato? No, figo, perché alla fine era un cartone che ho sempre visto, quindi rivedersi lì proiettati su un cartone animato è figo. Allora, grazie a voi.